Ritorniamo in diretta su Radio Bequit per parlare, come annunciato poco fa, di un appuntamento, di un incontro che si svolgerà il prossimo 31 di ottobre, un incontro che vuole puntare l'attenzione su un tema di grandissima attualità, un tema che abbiamo sott'occhio tutti i giorni, tutti i momenti, tutte le ore, il tema del conflitto in Medio Oriente. Il convegno avrà come titolo infatti Medio Oriente tra cultura e guerra, è stato organizzato, pensato dalla Fondazione Centro Culturale Valdese in collaborazione con il Comune di Torre Pellice, e abbiamo con noi Bruna Pero, presidente della Fondazione, che salutiamo. Ciao Bruna, bentornata su Radio Bequit. Ciao. Un saluto caro a tutti e a tutte, come sempre un ringraziamento alla Radio Bequit per il servizio e la diffusione di notizie, musica, incontri, che non è indifferente oggi, quindi l'apprezzamento è più grande. Grazie, un ringraziamento reciproco allora anche alla Fondazione Centro Culturale Valdese e al Comune, che hanno il coraggio di aprire un dibattito su temi che forse si fa un po' fatica, no, ad approfondire nel dettaglio. Sentiamo tante notizie, ognuno di noi si fa un'idea, prende magari una posizione personale, poi però insomma si fa fatica a dialogare, a confrontarsi su questi temi, giusto? Almeno questa è un po' la mia impressione, non so. Sì, è una situazione difficile, ma si può rimediare, nel senso che la conoscenza soprattutto di punti di conflitto, ce ne sono stati molti nel globo terrestre, oggi ne abbiamo due gravissimi, da un lato l'Ucraina, dall'altro la questione del Medio Oriente, ci impongono di informarci. Non è più ammissibile l'ignoranza su queste zone di crisi, perché ci coinvolgono semplicemente, cioè non sono soltanto lontane geograficamente da noi, ma sono vicine culturalmente e anche politicamente, e io direi anche economicamente, perché si tratta appunto di ricollegarli in un'economia più globale in cui l'Italia è coinvolta, semplicemente per la vendita di armi, per il problema di gasdotti, per problemi vari, insomma. Quindi ecco, questo l'invito è a informarsi, la documentazione esiste, quindi invece di rientrare in opinioni sovente anche un po' stereotipate, l'invito, ripeto, è veramente di approfondire, ed è quello che abbiamo voluto nel nostro piccolo offrire anche come Fondazione Centro Culturale Valdese. Abbiamo dato un titolo che è Medio Oriente tra cultura e guerra, in realtà in questo momento è più guerra che cultura, e purtroppo la cultura non si capisce, si pensa che il Medio Oriente sia tutto uguale, è come pensare che l'Europa sia tutto uguale, ma noi sappiamo che ogni paese europeo ha una storia, una cultura, dei difetti, dei pregi e così via, e la stessa cosa è nel Medio Oriente, quindi anche questo è un elemento di complicazione. Abbiamo voluto però invitare e coinvolgere delle persone che il Medio Oriente lo conoscono molto bene, e lo conoscono molto bene perché ci hanno lavorato e ci stanno quasi tutti ancora lavorando. Abbiamo per esempio Luciano Gheiso, che è il medico che lavora per Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e anche per una cooperazione che in proprio ha sempre gestito, di cui è sempre stato attivo per il Libano in particolare. Quindi lui fino all'altro giorno era lì, e quindi ci parlerà delle persone, certo, non soltanto dei, né di una solidarietà generica come ormai si usa, no? Un po' romantica, un po' evocatrice del dolore, ma insomma sono tutti aspetti certo fondamentali, ma non esaustivi, perché parlare appunto di una situazione dolorosa, di una crisi umanitaria va bene, ma il problema bisogna anche avere quattro idee politiche che la interpretino prima e che la spieghino bene, diciamo, con delle fonti dirette di testimonianza, e poi cerchino anche delle soluzioni. Poi abbiamo Luciano Kovac, che
esponente della Presbyterian Mission all'Agenzia delle Chiese Presbiteriane Internazionale, che è la più attiva non solo dal punto di vista degli aiuti, ma anche della documentazione di una situazione, nel caso dei palestinesi, di un'occupazione che non data soltanto dal 7 ottobre, una tragedia che certamente va denunciata, perché appunto questi atti di terrorismo sono comunque sempre esecrabili per quello che distruggono, cioè distruggono paesi, villaggi, relazioni, e valgono da ambo le parti, perché non è che Israele non faccia la stessa cosa oggi in Libano e non continui con la sua risposta cosiddetta difensiva a cancellare tutta questa cultura, oltre che l'economia della striscia di Gaza. Quindi ecco, e le chiese presbiteriane sono in prima linea su questo fronte, come ci dirà Luciano. Poi abbiamo ovviamente una scrittrice, quindi una donna che non vive più nei campi profughi, ma ha vissuto fino alla sua adolescenza, è figlia di seconda generazione, oggi vive a Pavia e ha scritto un bel libro che si chiama La spia ai capelli rossi. E appunto Sara Mustafa ci racconta anche l'incontro delle culture, visto che è un aspetto che vorremmo anche affrontare, cioè l'incontro nel caso della cultura palestinese con quella ebraica. Fra l'altro ci sono diversi, mi permetto una piccola parentesi, no, che forse magari Radio Bequit riprenderà, moltissimi scrittori palestinesi, alcuni dell'ambito ebraico già c'erano, fissano i loro racconti proprio su questo incontro. Un altro è il vincitore attuale del premio internazionale per la di narrativa araba 2024, che si chiama Bassem Kandaki, e anche lui racconta di questa doppia identità, no? Di un popolo che vive sulla stessa terra e che oggi invece si vuole, anzi nel 2018 si è già fatta diventare soltanto terra dello Stato ebraico. Quindi ecco, sono dimensioni che vorremmo anche riprendere. E infine l'ho lasciato per ultimo, ma perché è direi il principale protagonista, Mitri Raheb, che viene dall'università di Betlemme, ed è interessante perché lui è un pastore luterano, quindi un cristiano che abita in quelle terre dove tuttora c'è, speriamo riesca a partire, perché l'incognita ci sarà fino al giorno prima. In ogni caso riusciremo, facendo qualche scamotage, a collegarci, ma noi speriamo di riceverlo, abbracciarlo in presenza, perché appunto il suo lavoro, che non data da oggi ma da diversi decenni, possa appunto essere valorizzato, diffuso, conosciuto anche da noi. Certo, insomma, un bel parterre, diciamo, di partecipanti a questo incontro, questo convegno che appunto è aperto a tutti e a tutte e che vuole proprio approfondire l'importanza della conoscenza, conoscere quello che sta avvenendo, informarsi sull'attualità senza tirarsi fuori, ma invece, come giustamente dicevi, siamo tutti implicati a livello politico, a livello economico, a livello sociale, a livello anche solidale, cioè proprio anche l'impegno delle chiese, delle comunità, certo. E anche a livello dei credenti. Infatti vorrei ricordare questo bell'ordine del giorno che ha fatto il Sinodo 2024, e non abbiamo tempo di leggerlo, ma insomma il suo richiamo è veramente importante, perché ricorda anche il nostro impegno di credenti. Infatti con questo incontro mi permetto ancora di aggiungere una considerazione: noi come Fondazione Centro Culturale Valdese vorremmo riaprire una riflessione teologica su alcune tematiche di questa modernità o postmodernità, perché
il titolo che abbiamo dato a questo corso, che poi continuerà a gennaio, febbraio, prossimo anno, e quindi sarà avviato con l'incontro con Mitri sul Medio Oriente adesso. Il titolo più ampio è quello, presenza dei cristiani nel XXI secolo, il rapporto fede politica, per politica in senso ovviamente ampio, cioè capire rispetto a queste frontiere di disumanizzazione che la guerra porta, come dobbiamo non solo interpretarle, ma come dobbiamo impegnarci, come dobbiamo starci dentro. Certo. Ecco, perché non dimentichiamolo, questi momenti storici cambiano anche il nostro modo di pensare. Noi magari pensiamo di starsene lontani, tranquilli, e in realtà cioè anche il nostro stesso linguaggio viene cambiato. Non so se voi notate, assolutamente. Certe volte si utilizza un linguaggio militare anche nella vita quotidiana, no? Mi è scoppiata la rabbia, oppure questo è una bomba, eccetera, eccetera. Cioè dobbiamo stare molto attenti su questo, perché è un condizionamento che subiamo a livello profondo del nostro cerebro e del nostro cuore. È vero, hai ragione Bruna, ed è importante sottolineare, ecco, questa presenza pervasiva, ecco, di queste situazioni di guerra nella nostra vita, nella vita di tutte e tutti noi. Volevo ricordare ancora che è una cosa importante e anche utile, insomma, per chi non potrà essere a Torre Pellice, cioè che il convegno però si potrà seguire anche diciamo da remoto, perché è prevista la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Fondazione Centro Culturale Valdese, quindi se qualcuno non potesse recarsi, sì, alla Galleria Scroppo alle ore 18 potrà seguirlo a distanza, e direi che, insomma, visto l'interesse generale, credo ci sarà questa possibilità, che sarà apprezzata da parecchi e da parecchie. Grazie Bruna per essere stata con noi, Bruna Peirò, presidente della Fondazione. Ricordo l'appuntamento convegno Medio Oriente tra cultura e guerra il prossimo 31 di ottobre. Buon lavoro a te e a tutta la Fondazione Centro Culturale Valdese. Alla prossima. Grazie a voi e alla prossima.